Ciao a tutti! Oggi prepareremo i Totò siciliani. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di mandorle, zucchero, sale, latte, cannella, strutto, cacao amaro, latte, uovo, ammoniaca per dolci, aroma di vaniglia, pasta d'arancia e pasta di limone o scorza d'arancia e scorza di limone. E per la glassa, zucchero, acqua e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina. La farina di mandorle. L'ammoniaca. E il sale. Ed azionare il bimby. Per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere l'uovo, il latte, lo strutto, la pasta di limone, la pasta d'arancia, la cannella e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Mettere da parte metà dell'impasto. Abbiamo lasciato nel boccale il resto dell'impasto ed aggiungere il cacao amaro e un cucchiaio di latte. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Mettere da parte. Staccare dei pezzettini da 30 grammi ciascuno e realizzare delle palline. E posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciare intiepidire, nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5.
mettere da parte metà della glassa. Al resto della glassa aggiungere il cacao ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5. Anche la glassa al cacao è pronta. Glassare i biscotti. Totò siciliani. Grazie e alla prossima ricetta.